Ben ritrovati ai telespettatori di Cilento Channel, ci colleghiamo con il dottor Renzo Sica, medico di medicina generale della città di Capaccio Pestum. Ben trovato dottore, come sta? Buon pomeriggio. A vista la situazione attuale, insomma, per quanto riguarda le vaccinazioni, quello che sta un po' accadendo da quando abbiamo saputo, insomma, che anche le categorie fragili possono accedere appunto al vaccino, ecco, c'è un po' confusione. Si può spiegare con precisione chi appartiene alla categoria fragile? Vorrei la ringrazio di questa domanda, perché da due giorni stiamo ricevendo telefonate anche di persone preoccupate di non trovarsi poi inseriti all'interno della piattaforma delle prenotazioni. Voglio innanzitutto tranquillizzare tutti, perché tutti verranno prenotati, tutti verranno vaccinati. Ovviamente la vaccinazione è volontaria, chi deciderà di non farlo non la farà, ma tutti coloro che esprimono la volontà di farla, tranquilli, non c'è un prima, non c'è un dopo, c'è un durante, e questo che sta succedendo, e stiamo già vaccinando, siamo già in corso. Allora, parliamo con chiarezza estrema: chi ha più di 70 anni, quindi dai 70 agli 80 e dagli 80 in su, deve preoccuparsi di prenotare attraverso la piattaforma. Lo fa in maniera diretta attraverso un nipote in farmacia, in ultima istanza, insomma, si chiede a qualcuno, perché capisco che non tutti hanno la mail, non tutti hanno la possibilità di accedere alla piattaforma, ma fino adesso non ho visto grosse difficoltà. C'è stata anche una gara di solidarietà da parte di alcuni volontari che nei vari comuni si sono resi disponibili. Noi medici, voglio dire, Non mancherà chi fa questa prenotazione sulla piattaforma, quindi dai 70 anni fino ai 120 anni bisogna prenotarsi sulla piattaforma. Anche se il settantenne è fragile, non c'è bisogno che rientri nelle fragilità, si prenota semplicemente perché ha quella età, ha quella fascia di età. Per chi non ha compiuto i 70 anni, per chi ha di sotto di questa età, e che invece rientra nelle categorie di fragilità che sono state indicate dal Ministero, praticamente, con un provvedimento ministeriale, allora in quel caso dico a tutti, non dovete far nulla, c'è stato un fuggi-fuggi di richieste di come si fa a inserirsi nella piattaforma, eccetera. La piattaforma sarebbe pronta per noi medici, oggi c'è stata qualche difficoltà tecnica, ma capite, stiamo rodando queste cose, stanno nascendo, prima non c'era nulla, le stanno realizzando in questi giorni. Quindi noi medici, scorrendo l'elenco dei nostri pazienti, abbiamo già in questi giorni passati tradotto in nomi e cognomi le indicazioni che ci venivano dal Ministero della Sanità. E sono delle precise indicazioni. Perché? Perché dobbiamo attenerci strettamente e precisamente a quello. Non è che noi possiamo in qualche modo tradire quelle indicazioni. Di chi si parla? Si parla di malattie respiratorie come la fibrosi polmonare idiopatica, le malattie che necessitano di ossigenoterapia, lo scompenso cardiaco in classe quarta in classe in fase avanzata, o i pazienti che sono reduci di uno shock cardiogeno, le malattie neurologiche come la sclerosi laterale amiotrofica, la sclerosi multipla, la distrofia muscolare, le paralisi cerebrali infantili, i pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunosoppressive, la miastenia gravis, le patologie neurologiche disimmuni. Questi sono i pazienti che devono essere identificati. Quindi se uno viene e mi dice io sono nevrotico, sono depresso, mi ritengo immunodepresso, con tutta la buona volontà io dirò perché poi non mi preoccupa questa cosa. In questa fase noi dobbiamo attenerci a queste precise linee guida. I diabetici con le endocrinopatie severe sono soggetti che sono affetti o da diabete tipo 1 o da diabete di tipo 2, che necessitano, dice la disposizione, di almeno due farmaci per il diabete e che hanno poi sviluppato delle complicanze. Ecco, questi sono i diabetici. Il prediabetico, quello che fa solo sport e fa attività fisica, fa dieta, che non assume nessun farmaco, non c'è. Ok, allora io dico, facciamo i seri, dobbiamo essere in maniera severamente disciplinati rispetto a queste persone che vengono identificate dalle disposizioni di legge, e questi indicheremo.